Salutiamo già con un applauso la professoressa Alessandra Angelici. Esperta della preadolescenza. Se avete notato, abbiamo fatto un cammino che è un po' un regresso. Giovane in generale, adolescenza, preadolescenza, perché da lì che vogliamo sottolineare l'importanza di questa fase spesso trascurata e spesso con fatica gli educatori arrivano a trattare e a gestire questa fase della giovinezza, che invece è importantissima e va. L'intera esistenza personale è un essere in cammino, ma le tonalità dell'erranza si intensificano in alcuni particolari momenti della vita. L'età preadolescenziale è quella che più di altre si fa custode della delicatezza dei passaggi che hanno inizio. Una frase che raccolgo dal libro di Alessandra, Erranze attraversare la preadolescenza, abbiamo qui con noi e le passiamo subito la parola. Grazie. Grazie, Stefano. Buonasera a tutti voi che siete qui. Sono molto emozionata e sento sempre in queste occasioni la responsabilità grande di in qualche modo coinvolgervi e restituirvi qualche stimolo. Oggi in particolare mi sento emozionata perché a quest'ora di sera, di un'ora settimanale, siete così in tanti ed è veramente molto bello sapere che dai vari paesi limitrofi ci si muova per ritrovarsi insieme per approfondire tutti questi temi. Per cui mi sento molto emozionata e molto, insomma, gravata di responsabilità. E dal mio canto cercherò di darvi appunto qualche riflessione, di restituirvi qualcosa di quello che in parte ho studiato, in parte ho fatto esperienza concreta, perché il testo di cui parlava Stefano, che è un po' il frutto del mio percorso di dottorato, è nato da degli incontri laboratoriali, sia appunto in alcuni contesti informali, tra cui anche gli oratori, sia a scuola, con i ragazzi appunto delle cosiddette delle medie. Per esemplificare, ogni tanto farò questa semplificazione, perché vedremo che la preadolescenza oggi comprende anche gli ultimi anni delle elementari, però per intenderci, no, per focalizzare un po' il periodo della vita, possiamo dire che sono gli anni della scuola secondaria di primo grado. Allora, innanzitutto, come si accennava prima, la preadolescenza è un'età, è stata definita da alcuni studiosi un'età inventata, perché appunto è di recente coniugio, poi nei vari contesti europei pedagogici prende nomi diversi, come appunto tarda infanzia o prima appunto adolescenza. Ecco, al di là delle nominazioni, a noi interessa, ecco, che cosa succede in questo periodo della vita delle persone e quindi quali sono i fattori caratterizzanti. Ecco, molte volte si pensi che questa età non esista, proprio perché abbiamo in qualche modo un'accelerazione, no, dei tempi di vita e una sovrastimolazione che in qualche modo porta tutto lo sviluppo umano, no, ad anticiparsi. E quindi molte volte, per esempio, un errore anche dei genitori che hanno i figli preadolescenti è quello che alle prime avvisaglie, e poi vedremo di che cosa stiamo parlando, però alle prime avvisaglie, ad esempio, qualche richiesta di autonomia o qualche cambiamento particolare, si pensa subito che è diventato adolescente e quindi si danno delle risposte come se fosse appunto già in qualche modo in possesso di quei requisiti e quelle competenze adolescenziali che forse appunto avete trattato nell'altro incontro. Ecco, l'idea è che quella che appunto il periodo della preadolescenza arrivi prima e quindi che duri di meno, proprio perché tutte le tappe di sviluppo sono anticipate. In qualche modo invece questo non è vero, no? Perché abbiamo invece molte volte un mancato equilibrio nella crescita delle persone e quindi questo significa che la preadolescenza ha ancora delle caratteristiche specifiche e dei compiti di sviluppo evolutivo
appunto peculiari, no? Quindi se alla domanda si può ancora parlare di preadolescenza, perché siamo qui oggi a parlare di preadolescenza, ad esempio distinguendola dall'adolescenza, io dico che è necessario tornare a parlare di preadolescenza, anche se appunto in tanti contesti formativi non se ne parla più, anche le pubblicazioni o gli studi che trovate in giro sono, scarseggiano un po' da questo punto di vista. Ecco, sicuramente per tanti motivi. Il primo è sicuramente quello di non perdere la specificità di questo tempo e di non lasciarsi trarre in inganno proprio invece dall'accelerazione dei tempi o dal fatto che i preadolescenti danno dei segnali di crescita magari un po' più forti. E quindi naturalmente ci sono in ogni età della vita delle sfide educative, se non vogliamo mancarle, e quindi se vogliamo invece molto contestualizzarle e rispondervi adeguatamente, dobbiamo in qualche modo tornare a posizionare l'attenzione a questo tempo. E sicuramente anche per cambiare prospettiva rispetto ai compiti evolutivi, cioè per tenere sempre viva un po' l'attenzione. La preadolescenza di oggi, del 2015, non è quella magari di tre, anche soltanto di 3-4 anni fa. Quindi tenere viva l'attenzione su un'età della vita specifica aiuta anche a starci dentro in maniera appunto adeguata e storicamente non significativa. E poi è molto importante, vedremo assieme come questo anche nei contesti di oratorio e nei contesti appunto di animazione giovanile diventa importantissimo, fondamentale dare delle risposte adeguate, quindi dare degli spazi e dei tempi ai preadolescenti consoni alla loro età. Vedrete che ci sono proprio delle caratteristiche della preadolescenza rispetto a cui c'è anche molta confusione in giro, perché se ne parla magari in maniera distorta, invece aiuta proprio a posizionarsi in maniera appunto precisa e puntuale. Allora, oggi vi darò insomma due rimandi, anche a me piace molto dare dei rimandi anche di stimoli concreti. Per concretizzare un po' il discorso sulla preadolescenza, mi sono rifatta ad una favola di Gianni Rodari, non so se la conoscete, che si chiama Teresin che non cresceva. Se volete poi leggerla per intero, si trova facilmente su internet, o comunque vi posso fornire volentieri il materiale. Chi era questa ragazza? Era appunto una ragazza che aveva avuto un'infanzia gioiosa, che appunto, come dice nel testo, era contenta di stare al mondo. Teresina portava il suo fratellino Anselmo a vedere i fiori, toccare la mucca, a cercare l'uovo fresco nel pollaio. Era una ragazza tutto sommato ecco gioiosa e felice di stare al mondo. Che cosa è successo? Un giorno ha saputo la notizia dalla sua mamma e dalla sua nonna che il papà era partito per la guerra e che il papà non sarebbe mai più tornato perché appunto suo papà è morto. E Teresin mette a fuoco l'idea che questo mondo non è giusto e io non ci voglio stare in questo mondo, no? Quindi rifiuta il mondo a partire da una ferita, da un dolore di cui ha preso consapevolezza. La mamma gli dice: quando crescerai capirai tante cose che adesso non puoi capire. Però Teresin risponde: non voglio capire, non voglio sapere niente, anzi non voglio nemmeno crescere, resterò piccola per sempre. E quasi per magia, a questa forte volontà di non crescere per non affrontare appunto il dolore connesso a questa perdita, resta così com'è per tanti e tanti anni, no? Piccola, graziosa e triste, dice Rodari. Anselmo pian piano, che era il fratellino, gli arrivava al cuore, alla spalla, ormai camminava e correva da solo, ma Teresina non cresceva più. Rodari aggiunge che tutte le sue coetanee continuano a crescere, iniziano ad innamorarsi, a preparare il corredo per il matrimonio, eccetera, però Teresina non cresce, è rimasta in qualche modo ferma nel suo proposito di appunto non crescere proprio a causa del dolore. Che cosa succede però? Che la nonna è anziana, la mamma si ammala e appunto viene portata in ospedale, la nonna non riesce a occuparsi di tutto e le dice sostanzialmente questo: se almeno tu, Teresina, fossi un po' più grande, mi potresti aiutare.
Teresin provò a sollevare una secchia piena d'acqua, ma non ci riuscì. Bisognerà che mi rassegni a crescere un pochino, quel tanto che basta, no, per aiutare la nonna. Non un centimetro di più, perché Teresina è testarda, è precisa su questo. E man mano, a seconda dei compiti che Teresina riceve dalla nonna, cresce man mano sempre di un centimetro in più. Ecco, man mano cresce addirittura fino ad arrivare ad essere una gigantessa, perché deve addirittura sconfiggere un brigante che era arrivato nel villaggio, nel loro villaggio. Ecco, che cosa, come si conclude questa favola? Col fatto che appunto Teresina è diventata grande di colpo, una gigantessa appunto per sconfiggere il brigante, e poi però quasi per magia ritorna piccola della statura e della sua età anagrafica. E la favola si chiude appunto con le parole di Teresina, che dice: sono cresciuta, ma non l'ho fatto per me, l'ho fatto per aiutare gli altri, no? Era contenta di essere cresciuta perché poteva aiutare tanta gente. Allora, questi aspetti per me sono stati particolarmente significativi ed evocativi di quello che avviene un po' nell'età preadolescenziale. E adesso, proprio aiutati dalla favola, cerchiamo di capire perché, in che modo sono collegati alla preadolescenza. Innanzitutto, nella preadolescenza, scusate ma sono un po' raffreddata e quindi ogni tanto ho bisogno di bere, c'è il confronto con la perdita. Mentre facevo i laboratori mi colpiva tantissimo il fatto che tantissimi adolescenti parlavano di morte, parlavano di confronto appunto con la morte, dove si va quando si muore. Almeno ecco, una volta su tutti gli incontri laboratoriali che avevamo tiravano fuori in qualche modo l'aspetto interrogativo sulla morte, e questo mi colpiva tantissimo perché dicevo: che strano, no? Io ero una studentessa, una dottoranda, per cui tante cose non ancora l'avevo messa a fuoco. Poi studiando mi resi conto che l'aspetto della morte per i preadolescenti era cruciale, perché è cruciale perché si perde una parte di sé, una parte dell'infanzia, e quindi qualsiasi cosa gli parli della perdita per loro è simbolico ed evocativo, no? E il fatto di mettere a tema la morte è un po' come lasciar morire parti di sé, sono agevolati a far morire parti di sé, no? Della propria infanzia, del proprio essere. E il confronto con la perdita è anche proprio connesso alle prime sofferenze. Pensate che questo è il tempo, dopo lo ripeteremo, della pubertà, e le donne per eccellenza fanno l'esperienza per la prima volta di un dolore fisico che si porteranno dietro poi ogni mese, però è un'esperienza di sofferenza corporea molto alta. Poi per inciso, se volete, approfondiamo questo aspetto, però capite anche molto bene come mai c'è una differenza nella crescita di genere tra ragazze e ragazze. Le ragazze iniziano ad interiorizzare tanti aspetti, no, legati alla riflessività, legati alle esperienze esterne, a portarle dentro di sé e a appunto riconnetterle in una cornice di senso che ha il dolore al centro della loro esperienza, mentre per gli uomini questo non avviene, per cui tutte le altre sfaccettature poi della crescita fisiologica e anche appunto emotiva dei ragazzi prenderanno una via diversa. Fatto sta che in qualche modo tutti devono fare i conti con il non essere più, cioè il perdere una parte di sé, e quindi questo è l'esperienza del dolore, della perdita, cruciale per i preadolescenti. Un altro aspetto che mi colpiva della favola è la consapevolezza del mondo nel quale ci si trova. I preadolescenti iniziano a dire, a mettere a fuoco, complice anche la comparsa del pensiero ipotetico dal punto di vista psicologico, e iniziano a appunto prendere consapevolezza del fatto che il mondo in cui si trovano molte volte ha delle ambivalenze. È ingiusto, non è idilliaco come quello che avevano visto fino adesso nell'infanzia.
per cui c'è un naturale rifiuto di diventare grandi. Io poi vi invito veramente, tornando a casa e nei prossimi giorni, a ripensare come voi avete vissuto gli anni delle medie. Questo è per me fondamentale, perché gli adulti che si relazionano con i preadolescenti hanno bisogno di reinterpretare il passaggio che hanno vissuto in quella fase. Però sostanzialmente i ragazzi amerebbero volentieri tornare indietro, o meglio, da un lato sono attratti dalla crescita, da un lato non vorrebbero mai crescere perché vogliono conservare delle cose dell'infanzia. Sicuramente il mondo che li aspetta non è un mondo sereno, è un mondo insomma equilibrato, dove viene così esposta la bellezza di crescere, ma è un mondo che invece continua a dire resta piccolo, perché quello che incontrerai non è affatto piacevole e bello. Per cui i ragazzi si trovano in questa ambivalenza. Ecco, questo è molto importante, la presenza per esempio della mamma e della nonna, che cosa fanno rispetto alla richiesta di Teresin di non crescere. Da un lato l'accettano, no? Perché la nonna, insomma, per quanto ci può restare male, però accetta questo desiderio della nipote di non crescere. Dall'altro però propongono fiduciosamente la sfida, no? E quindi la volgono in un senso, vedete, molto pratico. Cioè la nonna dice: ah, se tu potessi essere un pochino più alta, un pochino più cresciuta da potermi aiutare. La ripropongono su un piano pratico, no? La nonna dice: ah, se potessi spostare, no, questo secchio pieno d'acqua. E quindi gli fanno venire voglia di crescere. La nonna li fa nutrire il desiderio, attraverso un atto pratico, di fare quel passettino in più per diventare un pochino più alta, un pochino più matura. Quindi la sfida è appunto tra un bisogno individuale, perché Teresin sicuramente dentro di sé ha una spinta a voler crescere, e una richiesta sociale, in questo caso della nonna, che dice: no, ho bisogno di te, ho bisogno che tu sia grande, non ho bisogno che tu resti piccolo. E questo è molto importante, poi vedremo per gli adulti. Ecco, c'è un'esperienza fisica, quindi c'è una, in qualche modo, una competenza corporea, il fatto proprio del fatto che Teresin misura un tot di centimetri e non riesce fisicamente a spostare l'acqua o a cambiare, a tirar sulla nonna dal lettino, eccetera. Quindi c'è un compito fisico, fisiologico a cui si è chiamati. E questo è un altro aspetto appunto che ritornerà utile e che è molto importante focalizzare della preadolescenza. Ecco, e poi c'è questo aspetto molto pratico: che cosa quindi invita e sollecita Teresin a crescere? Sicuramente l'intreccio di eventi imprevisti, no? Per esempio la morte di suo papà, ma anche di progettazione, in qualche modo potremmo dire educativa. C'è la nonna che ha questa intuizione pedagogica di trovare una chiave giusta per fare venire voglia di crescere, no? E quindi mettere i preadolescenti di fronte a compiti, no, di crescita, compiti evolutivi che li chiamano in causa in prima persona, come se dovessero rispondere alla domanda: se non io, chi altro? Cioè la partecipazione, il coinvolgimento per il preadolescente che deve e che è chiamato a crescere deve avere un coinvolgimento diretto, personale, proprio come Teresin, che si trova a dover gestire il fratellino e la nonna mentre la mamma è in ospedale, e che si trova a dire: se non cresco io, se non sposto io il secchio, se non vado io fisicamente lì, cosa succede? E quindi in qualche modo c'è un trascendersi, cioè c'è un ricercare, no, una dimensione altra, e cioè un in qualche modo decentrarsi, tant'è vero che Teresin dice: non per me, non sono cresciuta per me, ma sono cresciuta per un altro fine, no, per un senso, forse vi accennava Antonella l'altra volta, più alto. Ecco, questi elementi mi sembrano veramente cruciali, è bello che siano insomma riportati in un racconto, in una favola, però ecco, questo ci aiuta anche in qualche modo a focalizzarli forse meglio.
scusatemi. Intanto un po' così le cose si sedimentano. Allora, che cosa avviene sostanzialmente quindi in preadolescenza? Sicuramente c'è un fermento emotivo e fisiologico, cioè è un'età in cui veramente si è a contatto con percezioni nuove, mutevoli, perché vedremo cambiano continuamente, disordinate, intense. Allora, una delle caratteristiche era bellissimo nei laboratori quando dicevano, io iniziavo il laboratorio dicendo qual è una domanda che ti porti dentro, e moltissime, cioè una percentuale del quasi del 56-57%, la domanda era come mai mi capita che in un momento sono triste e in un momento dopo sono euforica, o il contrario, sono euforica e dopo due minuti sono triste. Allora, questa è una delle domande classiche dei preadolescenti, ma perché è vero, no? Sostanzialmente i preadolescenti sono così. Allora, un po' sono complici proprio gli sbalzi ormonali, no? Che l'adolescente, il preadolescente vive, un po' è proprio l'incapacità di avere un continuum emotivo non stabile. Per cui i ragazzi sono proprio presi da emozioni, anche alle volte contrastanti, a distanza di breve tempo. Inoltre c'è un avvio di una sensibilità, no? Antonella vi parlava nell'incontro precedente della ricerca di senso nell'età adolescenziale. Nella preadolescenza c'è l'avvio di una certa sensibilità, di una certa voglia di riflettere su se stessi, però è ancora un po' imprecisa, e quindi si inizia ad abbozzare la ricerca di senso e c'è una riflessività ma accennata. Anche questo è importante da tenere in conto nella progettazione educativa, perché alle volte chiediamo ai preadolescenti un po' troppo, per esempio, quando progettiamo, quando pensiamo con loro a delle attività che li portano a riflettere molto magari su degli aspetti, pensando che la loro capacità riflessiva sia già molto allenata, invece no, è soltanto ancora un po' forzata. Ecco, i pensieri e le parole che nutrono non sempre riescono appunto a gestire, a governare questo marasma interiore che il preadolescente vive. Ripeto, la cosa più utile è provare a fare memoria di quegli anni, e provare a vedere in effetti come ci sentivamo e che cosa abbiamo, chi ci ha aiutato, come un po' abbiamo vissuto quel periodo. Ecco, il corpo è ingestibile. Allora, tra brufoli, peluria per i ragazzi, o comunque tutte le cose più brutte, tra virgolette, che si possano, in qualche modo, che il corpo possa mettere fuori, avviene nel periodo più o meno preadolescenziale. Allora, pensate un po' anche nel passaggio, no? Dal brufo alla farfalla, c'è la crisalide che è veramente tremenda, cioè, è veramente tremenda, più del brufo. Per cui il periodo, no, della preadolescenza è proprio quello, dell'informità, non c'è forma ancora definita, e il preadolescente questa roba qui non riesce a gestirla, per cui il corpo per esempio è il nemico numero uno. È nemico proprio perché appunto ha in sé tutti questi stimoli non ancora rielaborati. E poi ecco, molti psicologi, psichiatri di questa età, che studiano questa età, dicono che uno dei compiti evolutivi specifici, ecco, è il lavoro sull'appartenenza sessuale. E qui avviene una cosa molto interessante che dopo, se volete, approfondiamo, cioè la ricerca di amici dello stesso sesso. Allora, considerate che per esempio io facevo il laboratorio dalla prima media alla terza media, e notavo proprio che quando disponevo lo spazio laboratoriale per i primi due anni, quindi prima e seconda media, i ragazzi si posizionavano tutti i ragazzi da una parte e tutte le ragazze dall'altra. Proprio potevo fare fotografie intere alle classi, era sempre così. In terza media iniziavano a mescolarsi, cioè c'erano gruppetti, però iniziavano in qualche modo a mescolarsi tra loro, quindi c'era un po' più di appunto scambio tra ragazzi e ragazze. Io poi non so, perché da qui ai laboratori che ho fatto sono passati 6 anni, quindi voi mi potete dire adesso come va e che tipo di esperienza avete,
però la ricerca di amici dello stesso sesso è proprio altamente naturale, e anzi è sbagliato quando, per esempio, io sento genitori che dicono: ma come, frequenta solo le ragazze? Si allarmano perché, trasferendo questo periodo all'età adolescenziale, pensino che magari il ragazzino stia avendo tendenze omosessuali o qualcosa del genere. Invece vedremo come questo è assolutamente normale, e anzi alle volte i nostri contesti di progettazione educativa, esulando da questa specificità, propongono delle cose che probabilmente in quel periodo non sono adatte per loro, e quindi costringono per esempio una promiscuità sessuale che invece in quel periodo non gli appartiene, ma non perché scelgono, non sono attratti dall'altro sesso, ma perché hanno bisogno di sedimentare, di lavorare sulla propria appartenenza sessuale, e quindi è giusto che i ragazzi siano con i ragazzi e le ragazze siano con le ragazze, anche se volete per una questione proprio di differenza dei tempi, le ragazze maturano prima e diversamente dai ragazzi. Anche qui, guardate, se volete lavorare e riflettere su questo, pensate proprio a come avviene lo sviluppo fisiologico della ragazza, cioè la pubertà per una ragazza e la pubertà per un ragazzo. Si hanno esperienze, ripeto, anche proprio fisiologicamente molto diverse. Allora, mi sono divertita a riportarvi un po' delle rappresentazioni, no, dei preadolescenti. Allora, nelle mie ricerche ho raccolto un po' di idee e di parole di adulti che dicono dei preadolescenti che sono inquieti, inconsapevoli, instabili, accentratori, insicuri perché non sanno bene come comportarsi, hanno sempre bisogno di approvazione, questo è un aspetto molto interessante, ma anche per esempio generosi, computerizzati, questa è una cosa un po' trasversale a tutti, immaturi con una propensione all'aspetto fisico senza curare la personalità, anche qui è molto insomma legato alla fase di sviluppo biologico in questo periodo, apatici, vogliono crescere in fretta senza assumersi responsabilità. Allora, adesso io non so voi in quale delle affermazioni vi ritrovate, comunque ecco, è interessante pensare che oltre ad una, diciamo, tappe uguali per tutti, ci siano anche delle nostre riflessioni, delle nostre rappresentazioni sulla preadolescenza. Dall'altro lato proviamo a vedere che cosa dicono i ragazzi di se stessi. Allora, i ragazzi dicono: mi sento come sull'altalena, vado su e giù, continuo in sbalzo di umore, quello che vi dicevo. Il punto interrogativo, mi faccio tante domande, forse troppe, fragile perché mi faccio trasportare dalle cose, sulle nuvole perché ho pensieri diversi e mi perdo, arlecchino fatto di tanti pezzi diversi. Poi c'erano due ragazzi molto simpatici che, siccome io ho fatto lavorare sulle metafore, uno ha detto: la mente di una lumaca nel corpo di una lepre. Attenzione, perché l'altro ha detto: no, la mente di una lepre nel corpo di una lumaca. Sono un maschio e una femmina, naturalmente. Questo è significativo proprio di come va impozzolato. Certe volte voglio stare solo, certe volte non riesco a trovare vie di uscita. Anche un aspetto della solitudine è un aspetto molto interessante. È confuso, non riesco a capire a chi dar retta. Anche qui ci possono essere, voi probabilmente che avete a che fare con i preadolescenti potete aggiungere tante altre e magari arricchire queste esperienze e queste rappresentazioni. Allora, che cosa però notiamo in queste rappresentazioni? Che ci sono appunto delle ambivalenze tra velocità e lentezza, per esempio, quindi qualcuno che si sente accelerato e qualcuno invece che si sente rallentato, tra pluralismo e integrità, cioè il fatto di sentire tante parti dentro di sé tutte diverse e però il fatto di aspirare ad essere uno, cioè di mettere assieme tutte queste sfaccettature. Il protagonismo, è vero, i ragazzi, quando dicevano gli adulti accentratori, è vero, in questo periodo i ragazzi sono molto, ancora un po' egocentrici, no? Dell'egocentrismo e dell'onnipotenza infantile,
Però iniziano a maturare anche delle forme di solidarietà strabilianti, quindi anche l'apertura relazionale e il parallelo tra autonomia e protezione. Cioè quello che avviene in questo periodo, molti psicologi lo paragonano a quello che avviene tra appunto i 2-3 anni dell'età anagrafica, cioè i bambini di 24-36 mesi succede proprio questo, che iniziano a camminare, a fare scoperte, però sono molto ambivalenti, vorrebbero esplorare il mondo, però poi hanno bisogno della mamma e del papà, quindi tornano, hanno bisogno dei punti di riferimento, no, di toccare. E quindi alternano questa euforia di fare i primi passi da soli alla depressione di dire oddio, se no proprio non vanno, cosa faccio? E esattamente questo che avviene, se vi ricordate quel quadro, i primi passi di Van Gogh, è esattamente quello che avviene anche in preadolescenza. E poi un'altra ambivalenza tra l'apparenza, cioè il mostrarsi fuori, appunto complice la trasformazione fisiologica, all'intimità, cioè il desiderio di stare da soli con se stessi. Ecco, qui probabilmente non abbiamo tempo di analizzare tutto, anche perché vorrei lasciare un po' di spazio per le vostre questioni, domande, perché magari anche l'altra volta non c'è stato tantissimo tempo. Però ecco, è sicuramente quello che sta avvenendo, il rischio, ecco, quello che rischiamo di vivere con i preadolescenti è un po' la precocizzazione del loro sviluppo e il rallentamento dall'altro delle competenze sociali. Cioè i ragazzi si sentono cresciuti dal punto di vista fisiologico, ma non ancora riescono a dare un orientamento autonomo alla propria vita e quindi non nascono socialmente, cioè non hanno dei compiti di responsabilità che, come vi dicevo prima, li mettono veramente rispetto alla domanda se non lo faccio io chi altro. Un altro aspetto molto importante è che i ragazzi sentono il bisogno di amare oltre che di essere amati, quindi inizia a comparire in loro il desiderio non solo di essere oggetto d'amore e quindi di essere apprezzati, di essere valorizzati per quello che sono, ma anche la possibilità di amare, di restituire questo amore che gli viene dato, quindi non solo di ricevere ma di poter dare. E questo è un aspetto molto importante, perché se noi sappiamo di questa ambivalenza possiamo anche cercare di capire rispetto a Filippo, Giovanna, Maria, lì dove, nel momento in cui lo sappiamo, ce l'abbiamo nella nostra mente, che cosa in qualche modo allenare, se per esempio è più l'allenamento al dare o a ricevere, no? A seconda di dove si sposta l'ago della bilancia nei casi specifici. Ecco, l'altro aspetto molto importante per i preadolescenti è iniziare a confrontarsi con il limite. Prima parlavo di perdita, di lutto, di morte. Ecco, questo aspetto è molto importante. Il compito evolutivo di chi si definisce, e anche questo poi avverrà in maniera più compiuta nell'adolescenza, è la familiarizzazione con l'idea di perdere qualcosa di sé. Non posso essere tutto, perché man mano che definisco la mia identità devo lasciare fuori qualcosa, e questo lasciare fuori è tremendamente pesante per i ragazzi, perché ci porta i preadolescenti a dire ok, devo abbandonare il mito dell'onnipotenza infantile, il che non significa non solo smettere di pensare che possa fare l'astronauta, ma proprio iniziare a fare i conti con quello che è la mia realtà, no? E questa è una sfida molto grande, cioè ridurre il numero infinito di possibilità. Pensate a quanto è drastica per i ragazzi scegliere per esempio le scuole superiori, e in un momento della vita in cui probabilmente non sono ancora pronti e ben allenati a perdere qualcosa di sé in maniera così forte, così drastica, perché significa eliminare tantissime altre possibilità che si vorrebbero avere. Ecco, mi dicevo, c'è appunto il passaggio dell'euforia, no, della padronanza corporea, del fatto che si vede questo corpo cambiare, alla depressione appunto di sentirsi separato dagli oggetti d'amore privilegiati, cioè fondamentalmente i genitori e anche gli amici. E poi una cosa che secondo me interessa molto a voi è il fatto che i preadolescenti cambiano facilmente interessi. Allora, quello che fino a qualche mese prima lo divertiva, lo entusiasmava molto, non lo entusiasma più, non lo diverte più.
quello che prima lo consolava non lo consola più, quello che prima lo faceva sentire protetto non lo fa più sentire protetto. Per cui è molto importante proprio restare vigili in ascolto dei preadolescenti, perché anche proprio per i loro sbalzi di umore e per l'estrema anche suscettibilità, non abbiamo bisogno di stare continuamente appunto in ascolto dei loro bisogni e di quello che avviene. Ecco, i preadolescenti scherzosamente sono molto suscettibili, no? Perché non riescono appunto a sintonizzarsi bene e perdono facilmente i punti di riferimento che prima erano per loro fondamentali. Allora, c'è quindi un turbamento emotivo, un'incertezza identitaria. Elena, voi ditemi quando devo smettere così. E uno smarrimento anche assiologico, cioè i ragazzi non sanno più cosa provano, non sanno più chi sono e non sanno più in che cosa credono. Qual è però la grande potenzialità, che vi ha detto sicuramente anche Antonella, è il fatto che in questo turbamento io smetto di ricevere qualcosa di dato e inizio a costruire in proprio. Bellissimo, formidabile, non mi accontento più di quello che mi è dato, ho bisogno, la mia bussola, i miei riferimenti, i miei valori, i miei punti di riferimento, di rifondarli. E questo è veramente una bellissima sfida. Pensate anche proprio ai percorsi anche di catechesi o appunto di iniziazione cristiana. Io ho seguito un po' i percorsi dei preadolescenti, di reimpostazione dei percorsi dei preadolescenti nell'iniziazione cristiana della diocesi di Milano, e in effetti si è discusso molto su questo, no? Noi alle volte ci chiediamo cosa è meglio per un preadolescente, che cosa, quali sono le attività e le sollecitazioni più giuste per accompagnarli anche nella fede. E questo aspetto però è formidabile, pensare che possano maturare un'adesione di fede, un'adesione ad alcuni valori in maniera estremamente personale. Finalmente non vado più a messa perché me l'ha detto mia mamma e mio papà, ma vado perché io ho capito che è una cosa importante, che è un'esperienza per me fondante. È vero che qui si gioca tanto di noi, dei nostri percorsi, però è vero anche che è bellissimo, entusiasmante, noi appassionante questo esercizio di senso. Non è più dato, ma è ricercato da me. Allora, il passaggio, capite che non è più soltanto una perdita, ma è una possibilità. Vi ho messo questa immagine perché è l'immagine dei travasi. Vi racconto una cosa molto personale, ma è quella più, è la storiella più che colpisce poi in qualche modo è più eloquente. Una volta mi prendevo cura di una ragazzina che faceva la seconda elementare e ha perso il suo papà. E non sapevo appunto come andare, sono andata a trovare la mamma e gli ho portato una piantina. E insomma abbiamo detto proprio poche parole e lei ha preso questa piantina, insomma si è un po' sfogata, un po' ha lasciato tutto nel silenzio perché era un momento molto faticoso e così è andata, ci siamo salutate, io ho salutato la bambina e sono andata via. Dopo un bel po' di mesi, forse anche un anno, sono tornata e nel vaso, dove in un vaso fuori al terrazzo, trovo una pianta enorme, veramente enorme. Ho detto, mamma mia che bella questa pianta. E lei mi ha guardato e mi ha detto, è la piantina che mi hai dato. Caspita, mai avrei pensato che fosse la stessa pianta. Lei era molto cambiata e anche, insomma, veramente molto rigogliosa. E lei mi ha detto, questo è esattamente quello che è successo a me. Ho messo la mia esperienza limitata in un orizzonte più ampio, ho dovuto travasarla. Allora, questo è indicativo di come il passaggio, anche faticosissimo, sofferente e appunto luttuoso che si può vivere, per esempio nel periodo preadolescenziale, diventa altamente fecondo nel momento in cui i ragazzi scoprono una dimensione più grande, più alta. E quindi è come se il vaso, no, si rompesse da dentro perché le radici spingono, e il passaggio a una prospettiva più ampia avviene
ed è appunto altamente fecondo nel momento in cui io lo agevolo, no? E gli do spazio, no? E gli fornisco una prospettiva più grande. È quindi una perdita, sicuramente il passaggio, ma è una possibilità enorme, formidabile. Allora, il passaggio è proprio quello in cui non abbiamo più il suolo sotto i piedi, mancano le appartenenze, manca tutto ciò che, dice Seves, ci manca anche il suolo, no? Nel momento del passaggio. Vi ho messo questa immagine di sottofondo che è il viaggiatore. Di Chagall, non so se l'avete mai visto, e appunto Serres dice in questo libricino che si chiama Il mantello di Arlecchino: allora il corpo vola e dimentica il solido, non nell'attesa dell'incontro della stabilità, ma come se si installasse per sempre nella sua nuova vita, cioè nel passaggio. Il corpo che fa un attraversamento apprende certo un secondo mondo, quello in cui approda, quello verso cui si dirige, quindi verso cui approda, ma esso si accosta soprattutto ad un terzo mondo, quello per il quale transita. Allora è molto importante che la preadolescenza abbia questa specificità, la specificità appunto del passaggio, che è qualcosa di per noi alle volte inconsistente, impalpabile, che non sappiamo nominare, che neanche i ragazzi stessi sanno nominare, però esiste. È razionalmente fondato, scientificamente fondato. Allora, concludo con un aspetto, due aspetti un po' più pedagogici, alcuni aspetti più pratici. Uno, appunto, la questione che vi riguarda forse da vicino. In questo tempo c'è bisogno di costruire degli spazi amicali. Allora, l'amico ha proprio una funzione transazionale. Dopo vi faccio vedere, se avanza del tempo, altrimenti ve lo racconto, un pezzettino del Signore degli Anelli, in cui questo aspetto avviene, si vede in maniera formidabile, bellissima. Cioè l'amico è chi mi aiuta ad allontanarmi da casa. E quindi se ho paura di perdere i miei genitori, se c'è l'amico mi sento un po' più rassicurato in questo. E di solito gli amici dei preadolescenti sono amici speciali, tant'è vero che se un amico tradisce in questo periodo è un secondo lutto, cioè è una sofferenza molto grande per i ragazzi. E appunto l'amico è il laboratorio sull'identità, cioè l'amico mi aiuta a capire che cosa mi piace, che cosa mi interessa, proprio lo capisco attraverso di lui, cioè se ci piacciono delle cose insieme, oppure se il mio amico va a basket, io non ci vado, vuol dire che non sono profondamente interessato, eccetera. Ecco, mentre nelle femmine questo laboratorio si installa nel parlare assieme, questo è caratteristico, si vede già dalla preadolescenza, e quindi lo spazio delle donne è la camera, non a caso metaforicamente l'intimità, per i maschi è il fare assieme delle cose, quindi lo sperimentare, il costruire, appunto il condividere un hobby, e quindi il mondo fuori è metafora, no, dell'amicizia maschile. Anche qui molto importante la questione della differenza di genere, poi se volete ne riparliamo, però è veramente molto, molto preziosa, molto importante. Quindi per concludere, e poi vi lascio la parola, che cosa significa sostanzialmente prendersi cura dei preadolescenti? Innanzitutto coltivare con i ragazzi proprio la bellezza di stare nelle domande, no? E vivere quell'inquietudine feconda di cui parlava Sant'Agostino. Quell'inquietudine che porta veramente i ragazzi a rendersi conto che sono un mistero a se stessi, e che essere mistero a se stessi è bello, appassionante, che è una sfida che non finisce mai, no? Lungo il corso dell'esistenza. E quindi anche avere questa attenzione all'imprevedibile. I ragazzi di questa età, i ragazzi e le ragazze non sanno che cosa andranno incontro. Non lo sanno, non lo sanno neanche nel corpo, perché vedono questo corpo che cambia e non sanno chi o che cosa diventerà questo corpo, però ci stanno dentro questa sfida. E so che l'altra volta Antonella vi ha fatto vedere la spezzone di Hugo Cabré, e quindi sottolineo la passione per i complessi meccanismi umani, no? I preadolescenti in questo periodo, vi dicevo, sono attratti dalle ambivalenze, vivono loro stesse delle ambivalenze, bisogna un po' accompagnarli a vivere bene questa sfida della complessità umana, cioè a rendersi conto che le persone sono complesse e questo non è un limite ma una ricchezza.
Ecco, un altro aspetto molto importante è che i ragazzi hanno bisogno di scorgere i loro talenti, però a me piace dire non devono trovare degli adulti manager dei talenti dei ragazzi. E quindi degli adulti che dicono, ah, ma fai questo sport, oppure fai questo, intraprendi questa strada perché vedo che sei portato, quindi un po' li caricano di aspettative in questo senso, poi nell'età adolescenziale, soprattutto perché soprattutto i genitori sanno che in questa età si snoda un po' il destino di quello che saranno, ma degli adulti specchio, cioè che rimandano delle possibilità di autoconoscenza, cioè degli adulti che domandano ai ragazzi, no, dei feedback che li aiutano a conoscersi da soli, senza operare delle forzature anche in termini di aspettative. E poi ecco degli adulti che sono felici di essere cresciuti, perché se i ragazzi incontrano degli adulti che vivono con pesantezza e con tristezza la loro condizione di adulti, non hanno voglia di crescere e perdureranno in questo desiderio di restare bambini. Per cui, siccome è proprio questo il tempo in cui va sollecitato e va accompagnato con molta dolcezza e tenerezza il passaggio alla vita adulta, hanno bisogno di adulti che sono felici di essere maturati e che però sono allo stesso tempo anche felici di continuare ad essere in cammino, dove essere in cammino significa sostanzialmente essere aperti, appunto essere affascinati dalla complessità. E poi due cose molto pratiche, soprattutto se ci sono dei genitori o se vi capita di parlare con genitori di preadolescenti, ecco, una caratteristica, una competenza degli educatori da sviluppare è la capacità di incassare il colpo, perché i preadolescenti sono un po' così, appunto, ambivalenti, suscettibili, quindi molte volte dicono anche delle frasi un po' a sproposito o offendono senza volerlo. Di incassare il colpo e di posizionarsi a tiro di voce, cioè non troppo vicini perché i preadolescenti si sentono un po' oppressi, e neanche troppo lontani perché hanno bisogno di sapere che se ci chiamano noi ci saremo, noi come educatori, come genitori, cioè che potranno trovare una figura adulta che ancora li protegge, che li ascolta, che in qualche modo li accompagna. E quindi di assecondare un po' il movimento elastico che hanno, un po' vicino, un po' lontano, ci sono o non ci sono. Per gli educatori dei preadolescenti è molto faticoso assecondare questo movimento, però è quello che un po' in questa fase viene richiesto. Allora, se non siete stanchi, avete voglia, vediamo questi proprio 5 minuti di film e poi vi lascio alle domande. Riescono ancora a sorprenderti. Stai giù.
Non ridavo niente, signore, davvero. Tagliavo solo un'erba sotto la finestra lì. Se mi sentite. Erano potenti per portare la iola, non credi? Le voci erano altre. Cosa hai sentito? Parla! Niente di importante. Ho sentito un sacco di cose sul regno. È un oscuro signore e forse è sulla fine del mondo. Mi prego, signorina, non fatemi per male. Non trasformatemi in una strana creatura. No. Forse no. Ho pensato a una soluzione. Vieni, sai, vieni, passa. State attenti tutti e due. Il nemico ha molte spie al suo servizio. Uccelli, bestie. È al sicuro. Non metterlo mai. Attirerebbe i servi dell'oscuro signore. Rammenta sempre Frodo. Stai cercando di tornare al suo padrone. Vuole essere trovato. Con questa frase di Romano Guardini che a me sta molto a cuore,
perché ci aiuta nel compito educativo e soprattutto appunto quando nei momenti di passaggio facciamo un po' confusione anche noi educatori con i ragazzi nel mettere a fuoco il tema della credibilità dell'educatore con quello della perfezione. E veramente qui è molto importante rendersi conto che per i preadolescenti, ma poi in realtà per tutti, la credibilità non sta nella perfezione ma nel riconoscersi appunto in cammino con loro. E dice Guardini, la più potente forza di educazione consiste nel fatto che io stesso, cioè io educatore in prima persona, mi protendo in avanti e mi affatico a crescere. Sta proprio qui il punto decisivo, è proprio il fatto che io lotto per migliorarmi che dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l'altro. Se i ragazzi vedono che è bello crescere, ma è bello continuare a crescere, cioè il fatto che gli adulti continuano ad essere solleciti nella crescita, questo basta ai ragazzi, perché possono dire di aver incontrato educatori credibili, che non sono educatori perfetti, che sanno dare sempre le risposte e che in qualche modo appunto li tengono sempre a riparo da domande, ma sono educatori appunto che per primi si vivono la fatica del crescere. Bene, se ci sono domande o riflessioni, feedback anche del film, insomma, volentierissimo. Anzi, visto che è l'ultimo incontro, se volete... Allora, io avevo tre domande in realtà. La prima riguardava un po' il rapporto tra adolescenti e genitori, nel senso che comunque questo incontro è stato un po' uno spunto per guardarmi un po' indietro. E ricordo molto bene tutti gli scontri che avvenivano con mia madre, perché ogni sorta di, anche solo questa parola per me era motivo di fastidio proprio. E allora proprio mi volevo chiederle appunto come mai avviene nell'età preadolescenziale questa cosa. La seconda domanda invece richiama un po' la perdita della fantasia, cioè perché è così forte la perdita appunto della fantasia, della capacità del pensiero un po' giocoso anche. Mentre la terza domanda invece riguarda un po' la tendenza a bruciare le tappe dei preadolescenti, magari più dal punto di vista femminile forse, e come l'educatore deve tenere a bada questa volontà o piuttosto invece lasciar passare, lasciar correre. Grazie. C'è qualcun altro che vuole così dopo? Volete che risponda prima a queste, così magari le altre si preparano? Ok. Allora, grazie Federica, perché hai messo appunto hai messo a fuoco dei punti che in effetti erano rimasti un po' anche in sottofondo. Allora, i preadolescenti e i genitori, sì, è vero, c'è proprio il fastidio da parte dei preadolescenti nel riconoscere i genitori. Attenzione, perché però non è la vera e propria ribellione adolescenziale, Cioè si tratta appunto, come proprio hai detto bene nelle tue parole, ricordando la tua esperienza preadolescenziale, è iniziare ad incrinare l'immagine idilliaca e ideale che si hanno dei genitori. Quindi è come se appunto iniziassimo a provare fastidio, ma sostanzialmente perché il preadolescente smette di viversi come fusionale e fuso con i genitori, Cioè capisce che lui è un'identità altra, che è qualcosa di altro dai genitori, che è parte dei genitori ma non è a immagine e somiglianza dei loro genitori. E quindi questo crea nei genitori la fatica di accettarlo come differente, come altro, anche se ci pensate lo sforzo genitoriale è sempre, no,
fin dal momento della nascita è sempre richiamato a questo, cioè a riconoscere il figlio come parte di sé ma non totalmente sé, e però in questo periodo questo compito evolutivo è nuovamente sollecitato. Dico che è importante distinguere il fastidio dalla ribellione, perché molti genitori, quando iniziano a vedere questi comportamenti dei preadolescenti, dicono: ecco, è già diventato un adolescente, e quindi iniziano a trattarlo da adolescente. Il che significa, per esempio, che alla richiesta, non so, delle chiavi di casa o di alcune richieste, iniziano a trattarlo appunto come già padrone di sé. E questo significa esattamente, anziché aiutarli a elaborare bene le tappe, accelerare le tappe. Allora, distinguere questi due momenti è fondamentale, perché i preadolescenti mostrano fastidio nei confronti dei genitori, ma continuano anche a mostrare in questo modo affezione e legame ai loro genitori. Cioè, i preadolescenti chiedono ancora ai genitori protezione, chiedono ancora ai genitori resta lì perché quando mi servi so che ci sei, no? Mentre l'adolescente ha proprio una frattura un po' più, che si esprime alle volte nella ribellione, alle volte nel silenzio, però una frattura un po' più forte, più esigente. E questo secondo me è molto delicato, è molto sottile il confine, ma bisogna porlo. La perdita della fantasia, dell'immaginazione, beh, qui c'è un motivo che gli psicologi direbbero, cioè un motivo evolutivo, cioè il fatto che in questa fase inizia a comparire appunto il pensiero ipotetico, deduttivo, quindi proprio un pensiero più teorizzante, no? Più volto proprio all'analisi di elaborazione dei dati, e quindi c'è proprio una comparsa del pensiero riflessivo, e questo significa per i ragazzi abbandonare le fantasie infantili. Poi secondo me, dagli scritti dei ragazzi, dal contatto dei ragazzi, non è del tutto vero, perché i ragazzi sono ancora molto capaci di immaginazione. Loro per esempio si sono trovati benissimo quando abbiamo lavorato sulle metafore. Le metafore non sono altro che un modo fantasioso e diverso, e quindi in cui far fruttare l'immaginazione, però non alla maniera dei bambini, ma alla maniera degli adulti, cioè giocare un po' con i metodi degli adulti, ad esempio le metafore. È logico che se li mettiamo a fare degli esercizi ludici da bambini, per esempio io che ho avuto dei gruppi appunto anche io da educatrice di preadolescenti, mi ricordo che in quella fase se li mettevi a fare dei banzi, soprattutto i ragazzi, insomma, scappavano via, o insomma, è logico che il gioco proposto ai preadolescenti non è più il gioco proposto, cioè, e cambia la modalità ludica, ma non è detto che i preadolescenti non vogliano o non possano giocare o esercitare la fantasia. E quindi io sì, penso che sia vero da un lato l'aspetto psicologico, ma non del tutto. E poi la tendenza a bruciare le tappe, è vero che esiste. Io ho dato una ragione un po' mia, cioè che secondo me i ragazzi hanno paura di diventare grandi, è un po' quello che dicevo rispetto alla favola di Rodari. E cosa succede quando si ha paura? Che un po' si esorcizza la paura facendo delle cose che ci fanno paura, e quindi stimolando, cioè magari andando incontro agli oggetti di paura con più coraggio, apparentemente con più coraggio, nascondendo le paure, ma proprio esorcizzandola in maniera provocando appunto l'accelerazione. E quindi quello che secondo me aiuta, può aiutare i preadolescenti, è mettere a fuoco e aiutarli a elaborare la paura di crescere. Cioè, l'unico modo per dire ai preadolescenti: vivi bene le tappe che hai e vivi bene i giorni che stai vivendo, e dire: bene, proviamo a dire insieme, attraverso un film, attraverso una canzone, ho paura di crescere. Però questa è una mia interpretazione, cioè una mia lettura. Sicuramente è dato anche da tanti fattori, dal fatto che viviamo in una società accelerata, viviamo in una società dove insomma è bello fingersi grandi, però secondo me personalmente è solo una maschera la paura, la voglia di accelerare le tappe. C'è altro?
se volete anche raccontare o insomma far risuonare qualcosa che vi ha colpito particolarmente. La mia visuale è da insegnante di religione di adolescenti ormai da 30 anni e la mia forte preoccupazione è legata al fatto che vedo che i ragazzi oggi hanno la scuola che dà loro fondamentalmente di sapere e si interessa molto poco della loro vita, anzi oserei dire se non, insomma, quasi niente. Quindi arrivano in prima che sono pieni di desideri e poi questi desideri fuggono via perché l'interesse che hanno è il voto. E l'altra preoccupazione che ho è anche relativa alla famiglia. Io ad esempio ho tanti ragazzi che vorrebbero fare volontariato, però mi dicono no perché mia mamma mi dice che la prima cosa che devo fare è studiare. Ecco, allora assisto proprio con fatica, anche a volte con grande disagio, a questo mondo che loro hanno dentro e che si spegne, proprio perché nessuno si chiede più nella scuola come stanno i ragazzi. Qua ci sono tanti giovani, magari questa è una mia impressione da adulta, però tanti ragazzi mi dicono io a scuola devo solo pensare ai voti. Nicoletta. Sì, è una preoccupazione fondata, molto fondata, perché in effetti è vero. L'età preadolescenziale per gli insegnanti delle medie è particolarmente difficile e non c'è tra l'altro volontà, per esempio secondo me, da parte degli insegnanti in generale di focalizzare bene questa età. E quindi per esempio molte volte l'errore che si fa è che, ma questo parlo in maniera, scusatemi se rischio la superficialità, in maniera molto generale, però alle volte gli insegnanti che lavorano alle medie magari non l'hanno scelto volontariamente o magari trattandosi appunto di percorsi già un po' simili all'età adolescenziale, quindi si parla appunto di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, però è sempre scuola secondaria, per cui si pensa di richiedere ai ragazzi uno sforzo eccessivo paragonandoli agli adolescenti. E quindi si pensa proprio a questa specificità di ragazzi che amano ancora essere coccolati, cioè che hanno desideri anche di affettuosità da parte degli adulti e che alle volte appunto perdono questa carica anche proprio di energie, di voglia, di desideri, di fantasie che insomma gli appartiene, di progettualità che gli appartiene. E poi per esempio un altro affondo sarebbe sul metodo di studio. Io so che molte volte la pastorale giovanile, essendo impegnata negli oratori, magari accompagna anche i preadolescenti a studiare, no? A fare i compiti. E, ecco, per esempio il metodo di studio che si mette a fuoco con i preadolescenti non è il metodo di studio dei ragazzi delle elementari, ma non è neanche quello dei ragazzi delle superiori, per cui c'è bisogno veramente di far convergere quello che diceva Nicoletta, cioè l'interesse verso il voto, verso la produttività, perché il preadolescente avverte che lui non è solo al mondo per essere in qualche modo amato, coccolato, stimato, ma deve dare qualcosa al mondo, quindi deve essere produttivo. Questo fa parte del percorso di crescita, cioè dire io posso dare un contributo al mondo, quello che nella favola si diceva appunto devo portare il secchio della nonna che non ce la fa. Per cui questo aspetto dei voti ci sta, è giusto che ci sia, il problema è come faccio per realizzarlo e quindi da che cosa lo faccio passare. Se lo faccio passare come una richiesta del mondo adulto, ma non per dire vali o non vali, ma per dire c'è bisogno di te nel mondo, è diverso, no? Per dire sei degno o no di essere amato, no. Però il fatto che sia importante il tuo contributo nel mondo, il fatto che tu attraverso il tuo sapere, la tua rielaborazione puoi dare un contributo, è una cosa diversa, no? Dal dire tu vali perché ti ho messo 8 e non vali perché ti ho messo 4. Capite? Allora bisognerebbe anche nel metodo di studio e nel farli studiare far passare questo messaggio, il fatto che è importantissimo che tu ti renda tra virgolette produttivo,
ma non fraintendetemi produttivo non alla maniera consumistica, ma produttivo cioè nel dare un contributo al mondo. E quindi questo ha senso per il ragazzo, il fatto che io impari a studiare e a rendere nella scuola, perché non perché appunto io valgo meno, ma perché posso in qualche modo adoperarmi per gli altri e per la comunità. È molto importante, comunque grazie per questo feedback. C'è qualche altra riflessione? O appunto domanda, curiosità? Anche rispetto al film, se volete, così. Mi approfitto per farti una domanda. Io, visto che per la maggior parte facciamo parte di un gruppo di educatori appunto della diocesi che devono accompagnare i giovani nei percorsi di fede all'interno delle parrocchie, quindi la prima curiosità è se nella tua ricerca, nel tuo studio, avevi anche così esaminato questo aspetto del rapporto del preadolescente con la fede o la visione di Dio o della comunità cristiana, così, se c'era qualche elemento. E poi se dovessi darci qualche suggerimento per iniziare un cammino con i gruppi giovanili di preadolescenti dopo la cresima, quali priorità, quali indicazioni pedagogiche, educative, pratiche proprio ci potresti suggerire per avviare un percorso di gruppo insieme? È un'impresa, cioè nel senso che no, se volete appunto qualche volta ci rivediamo su questo, perché in parte ancora infieri un po' questa riflessione, per esempio, che sto condividendo con l'ufficio catechistico di Milano, nel senso che è vero cioè il percorso di fede per il preadolescente è un pochino diverso e la sua visione di Dio in questa fase è molto innanzitutto appunto interiorizzata, quindi molto personale, e quindi è molto rispetto a quello che vi dicevo, cioè non è più data ma è ricercata, per cui i preadolescenti hanno bisogno di continuare a fare esperienza di Dio, cioè di capire quanto Dio ha a che fare con la mia vita, che questa è una cosa, se volete, di sempre. Perché tutti i percorsi catechistici e di accompagnamento alla fede dovrebbero essere un po' incentrati sul capire come poter spendere e vivere il mio rapporto con Dio nella quotidianità, o comunque che tipo di ricaduta pratica c'è nel mio percorso di fede. Però nella preadolescenza questo avviene ancora di più, cioè c'è bisogno di rafforzare un po' il dato, come dire, esperienziale, il fatto di avere delle... cioè un Dio che ha le connessioni, no? Cioè che vive delle mie connessioni nella storia, nella mia storia, nelle mie sfaccettature. Ecco, quindi questo sicuramente è un aspetto. E poi ecco, è un Dio che cioè è molto connesso proprio all'idea di limite, cioè di un Dio che pone dei limiti, ma perché il limite è appunto risorsa per la mia crescita. E la questione del limite in questa fase, dicevo, è peculiare, cioè è molto importante, e il limite appunto aiuta a definirmi come persona, e Dio appunto pone dei limiti perché vuole che io diventi me stesso, cioè che io ritrovi il mio io autentico, no? Quindi la questione dei limiti, così come anche appunto la questione della morte, no? il confronto con dei temi molto alti, aiuta il preadolescente a rifondarsi, no? E a riconoscersi amato per quello che è. La sfida qui è proprio cercare di accompagnare i ragazzi a far capire questa cosa, che forse nell'anno della misericordia c'è d'aiuto, no? Che Dio mi ama per quello che sono, non per un'idea perfetta di me, e quindi Dio mi ama proprio anche in questa mia informità, cioè ama questo mio essere informe, perché vuole che in questo mio essere informe io ritrovi la forma, no? E questo è un po', secondo me, la sfida del preadolescente, che è una sfida appunto molto delicata.
Il fatto che ci sia il percorso di Tessima, secondo me, è una cosa formidabile, perché la questione dello Spirito Santo, se ci pensate, è bellissima, cioè è proprio l'emblema di quello che il preadolescente dovrebbe, in qualche modo, è come dire la persona della Trinità che più si avvicina ai vissuti preadolescenziali, perché è invisibile, cioè qualcosa che non si vede, non si tocca, eppure c'è, cioè eppure Don Torino Bello amava fare questa metafora dello Spirito Santo, diceva come il vento, io non lo vedo ma vedo gli effetti, e come gli occhiali, non mi rendo conto che ho le lenti ma vedo meglio, no? E per il preadolescente questa metafora è formidabile, non a caso cioè, meno male i percorsi di fede si intrecciano in questo periodo con il sacramento della confermazione, la cresima e l'accoglienza dello Spirito Santo. Dovrebbe essere il compagno, come dire, per elezione, perché appunto è molto vicino, secondo me, a quello che vivono. Il problema è riuscire a tradurre tutto questo con un linguaggio, con una modalità che li faccia veramente sentire accompagnati ed amati, no? Ecco, questo sì. Poi un'altra questione, come dicevo, molto delicata, molto importante, è la questione proprio di fare alcune attività divisi per maschi e per femmine, questo per ragazze e per ragazze. Questo non è abitudine dei gruppi giovanili, però secondo me nella pastorale giovanile bisognerebbe un po' metterlo a tema questa cosa, perché probabilmente può essere interessante. Attenzione, non tutte le attività, non ritornare dei gruppi separati, però fare degli affondi, per esempio, di riflessione su, insomma, per appartenenza di genere, perché questo aiuta e perché fa in qualche modo, perché li accompagna nella loro differenza. Non so se c'è qualcos'altro, forse un po' tardi, non so. Se volete ancora... Beh, io vi rimando un po' con le fasi anche del film, no? Che cosa devo fare? Lui chiede, Frodo, che cosa devo fare? Tu che cosa farai? Quindi io che cosa devo fare con questo anello? Tu che cosa farai? Cioè tu adulto, dove ti posizioni? È bellissimo, e l'adulto che dice, non so darti una risposta, ma fidati perché ci sono, no? È un po' il paradigma di quello che dicevamo prima, lascerai dietro di te il nome, no, di nascita, e quindi in qualche modo affronterai qualcosa di nuovo, e insomma, e poi ecco la metafora della compagnia dell'anello, io ci tenevo a darvela, a rimandarvela, perché è molto bello di come la nostra comunità dovrebbe mettere a servizio dei preadolescenti gli strumenti per poterli accompagnare, ciascuno nella loro differenza, nella loro diversità. Bene, penso che sia l'ora.